Un viaggio lungo il bel paese a mostrare che tanto bello non è quando tiene in piedi un'economia basata sulla schiavitù. Dal Senegal, dal Burkina Faso, dall'India, ma anche dai paesi UE come Polonia, Bulgaria e Romania. Sono migliaia i braccianti stranieri sfruttati in lavori duri e stipati in catapecchie miserevoli. Bene hanno raccontato le loro storie Ivan Sagné e Leonardo Palmisano in Ghetto Italia, edito da Fandango. Non c'è solo il nostro mezzogiorno al centro di questa infame tratta di esseri umani, ma pure regioni del nord. Per non parlare del Lazio e di Roma, dove quell'associazione delinquere chiamata Mafia Capitale insegnava come si potesse fare soldi sui migranti molto più che col traffico di droga. E libri come questo ci aiutano a capire sulla pelle di chi si regge tanto lucro criminale. Questi bambini vedono in lontananza Saber, non stanno più nella pelle, corrono verso di lui. Eccolo Saber, un insegnante afghano che tutti i fine settimana alle 8 del mattino raggiunge in bicicletta attraverso strade dissestate villaggi periferici della città di Bamian e distribuisce libri ai bambini. Sono solo in prestito, i piccoli li leggono, poi Saber torna a recuperarli così da consentire ad altri bambini di sfogliarli. Zone queste in cui cultura e arte sono state profondamente colpite. I Buddha di Bamian, infatti, erano state inserite nella lista dell'UNESCO, ma nel 2001 i talebani li hanno distrutti. Zone queste in cui non esiste neanche una scuola. Se non fosse per Saber, i bambini non avrebbero la possibilità di aprire un libro. Sono ragazzini a volte anche di 10, 11 anni, già cresciuti quindi, ma che ancora non sanno leggere o scrivere. Molti di loro imparano grazie a Saber. Sono libri interessanti, racconta questa bambina. Io li prendo spesso in prestito. Per il maestro è stato difficile trovare i testi perché a Bamian non esistono librerie. Ho iniziato la mia attività con 200 libri, spiega. Mi ha dato una mano un amico di Kabul. Ho comprato questi libri e ora li distribuisco. Ho speso circa $200. Ogni volta che consegno un libro, aggiunge, posso vedere l'entusiasmo dei ragazzi e questo mi riempie di gioia. Grazie alle donazioni il progetto di Saber è cresciuto. In pochi mesi da 200 i libri sono diventati 3.500 e sono conservati all'interno di una casa aperta al pubblico, diventata la prima biblioteca di Bamian. È aperta per diverse ore al giorno, dice il docente, la gente può venire qui e leggere. La sua speranza, che prima o poi in queste terre sorga una scuola.